Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon Giovispo otterrete il 3% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, iscritti brutti, bentornati su Giove HD Spo. Io sono Giovispo e questa è la serie Scontro tra Titani, episodio numero 3. Questa serie è fatta in collaborazione con FIFA Carlo Fortune Italia. E che dire? In questa serie si baserà su Hakim Feb e vi dico in breve le regole. Nomina di migliore in campo, un tost a scelta. Nessuna rete, un IF o un oro raro a scelta. Un gol subito da Hakim Feb, un oro normale. Due o più reti subite da Hakim Feb, un argento a scelta. Quindi l'obiettivo di questi episodi sono di subire 0 reti almeno. Al massimo di farlo diventare il migliore in campo ad Hakim Feb, cosa molto difficile, ma non impossibile. Nello scorso episodio vi avevo chiesto di scegliere tra Rondon If e Mob Sisal If. La vostra scelta è stata Rondon If. Rondon If non l'ho mai provato, ne stavo parlando, ed è un giocatore della Russian League, andiamolo a trovare, pagato sui 20.000 crediti circa. E vedremo in questa partita di cosa si tratta, se è un giocatore forte o meno. E quindi andiamo con l'unica partita di oggi. Ecco la squadra del nostro avversario, un'ora mista bronzo, non sembra particolarmente forte. Abbiamo Storari in porta, sì, Ferdinand, difensore centrale, ed gli altri non li conosco. Vabbè, ora vediamo o come si evolve questa partita. Vede lo scatto di Obinna, Victor Obinna. Obinna a cercare la testa di Rondon al volo. Rondon non c'è la parata. Obinna, lo scatto incredibilmente incredibile di Obinna. Obinna si accentra a cercare la testa di Rondon. Ci arriva Rondon. Il neoacquisto Rondon al 17° minuto con il suo 83 di testa la infila alle spalle dei due difensori. E dunque 1-0 per la nostra squadra. Rondon, ancora Rondon, il tiro di Rondon. Alla testa di chi è? Alla testa del capo di ferro. Dvornekovic, nome impronunciabile, ma 2-0. Si riparte e mi sa che qui quitta il nostro avversario perché 4 tiri in porta e quitta. Era sicurissimo che avrebbe quittato. E il secondo avversario di fila che quitta. No, non ha ricevuto la nomina di migliore in campo a Kingfab, però c'è una bella cosa, ovvero non ha subito nessuna rete. Quindi ora vi faccio un attimo una ricerca per vedere se sceglie un IF o un oro raro a scelta e vediamo, e vi metterò due scelte tra pochissimo. Non me ne andate, restate qui su questo video. Allora, potrete scegliere tra due terzini sinistri, sono Domenico Criscito, giocatore italiano che gioca nello Zenit, oppure Komarov If, sempre un terzino sinistro che gioca, no, dove gioca? Nello Spartak Mosca, penso. Vabbè. E quindi fate la vostra scelta tra Criscito e Komarov, commentate qui sotto in descrizione. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui è Giovispo, vi saluta, vi ringrazia e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e bella a tutti!